Jacopo Giorgio Orsoni, la procura starebbe indagando anche su un altro ex sindaco di Venezia coinvolto nello scandalo Mose, ma Nordio smentisce. Il presidente della regione Luca Zaia, quella sul Mose è un'indagine storica, i magistrati continuino a fare pulizia. Profughi ammassati al confine tra Croazia e Slovenia sono oramai migliaia a pochi chilometri dall'Italia. Nicola Pellicani denuncia l'immobilismo dell'amministrazione comunale e lancia un pacchetto di proposte per il rilancio di Mestre. Il sindaco Luigi Brugnaro punta sulla città metropolitana. Venezia può diventare un esempio per il rilancio dell'intera nazione. Dopo le manifestazioni non autorizzate davanti al carcere di Santa Maria Maggiore, la questura dispone il foglio di via per dei militanti di area anarchica. Buonasera da Venezia, dunque l'avete sentito nei titoli, apertura dedicata alle indagini sul Mose, perché dopo Giorgio Orsoni i magistrati starebbero indagando anche su un altro ex sindaco di Venezia. L'inchiesta attorno al Mose potrebbe presto coinvolgere anche un altro ex sindaco di Venezia? Annunci e smentite su nuovi sviluppi, veri o presunti, dell'indagine che provocò in Laguna un autentico terremoto in grado di scuotere vertici o ex vertici della regione del comune di Venezia fa discutere e rimane un giallo sia più di un anno di distanza dalla maxi operazione che il 4 giugno del 2014 portò all'arresto di 34 persone, ci si trovi ora di fronte ad un nuovo capitolo della vicenda. Proprio a ridosso dell'inizio del processo all'ex sindaco Giorgio Orsoni è stata lanciata dai media locali l'indiscrezione di un allargamento dell'indagine ad un altro ex primo cittadino, definito molto vicino all'ex presidente del consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati. Lo stesso Mazzacurati aveva affermato senza troppi giri di parole di aver finanziato le campagne elettorali di tutti i sindaci di Venezia e il nome dell'ex primo cittadino che andrebbe ad allargare l'elenco degli indagati sarebbe uscito diverse volte in questi mesi, si trattasse di interrogatori, colloqui informali o interviste, che comunque non sono la stessa cosa e hanno pesi sensibilmente diversi, sia da parte di Pier Giorgio Baita, ex amministratore delegato della Mantovani, che dell'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan. Il procuratore aggiunto Carlo Nordio smentisce che ci si trovi di fronte ad una fase 2 della mega inchiesta, ma le voci comunque rimangono mentre le indagini proseguono nel più stretto riservo. E sulle voci di un coinvolgimento di un altro indagato eccellente nella vicenda Mose si è espresso anche il presidente della regione Luca Zaia, sentiamo. Guardi, io non ne so nulla ovviamente, non so il nome, non so l'identità, penso che sia fondamentale riconoscere che i magistrati hanno fatto una indagine eccezionale, un'inchiesta che comunque passerà alla storia, proseguono così, facciano pulizia senza limiti, io sarò sempre dalla parte di chi fa queste azioni, anche perché noi cittadini abbiamo interesse di non aver ladri al nostro fianco. Ma oltre agli sviluppi dell'inchiesta Mose, uno dei temi del giorno è il Veneto che perde la presidenza della Commissione Sanità nella conferenza delle regioni. Inevitabili le polemiche e gli attacchi politici che chiamano in causa l'atteggiamento del presidente della regione come primo responsabile. Ma magari sarà colpa del fatto che abbiamo fatto una bella difesa delle regioni. Comunque non c'è nessun problema. E noi siamo talmente cattivi che ci hanno offerto due commissioni in cambio della sanità. E siccome io sono una persona coerente, non ho bisogno delle poltrone, ho detto di no. Se non sono buon per la sanità non sono buon per niente, punto e basta. Poi sa che dica che siamo capricci di Zaia, che lo dicano persone che non hanno neanche il buon gusto di dire ai veneti chi li ha finanziati, penso che sia la dica lunga su questo. E oramai a poche ore di distanza dal Veneto la marea di profughi che da est sta arrivando in Europa, siamo stati al confine tra Croazia e Slovenia, guardate. Ecco l'esercito di migranti al confine tra Croazia e Slovenia, sole 2 ore da Trieste. Schierati con i loro fagotti, zaini, sacchi a pelo, schiacciati sulle transenne di Obrege, a pochi chilometri da Zagabria, a solo 1 ora da Lubiana. Un muro di disperati in cerca di un futuro in Europa. Alle nostre spalle la cruda realtà di quello che sta succedendo tra Croazia e Slovenia. La vedete qui, l'ondata di profughi alle mie spalle, a centinaia dietro questa barriera creata dalla polizia croata per diciamo così, gestire i flussi. Questa marea umana, cerchiamo di avvicinarci, fa davvero impressione. Guardate i volti di queste persone, fuggono dalla guerra, cercano
una vita differente. Molti sono davvero giovani. Li vedete, la polizia schierata tra l'altro in assetto antisommossa che chiaramente si deve occupare di questi profughi che arrivano mano a mano. Più di 1000 fermi qui oggi, altri 18.000 stanno arrivando dal resto della Croazia. Where do you want to go? My family going in Germany. Germany? Yes. No Italy? No Italy. And 6 days to come here. Yeah. And now your goal is to go to Germany. Yeah. 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 Fermi per ore e ore dietro quelle transenne, la tensione sale, vola anche qualche ceffone tra i profughi. Questo è di nuovo il punto di controllo ripristinato, almeno per 10 giorni, sapete, Schengen sospesa. Qui i poliziotti fanno fermare tutte le auto, c'è una coda infatti immensa, poco distante invece i pullman pronti per trasportare i profughi. Where are you going? I don't know. I wait. Per lunedì mattina tutti i questori e prefetti delle zone di confine sono stati convocati dal Fano, un vertice sull'emergenza che potrebbe colpire il nord-est. Notte di ieri c'è stata anche quella che è stata definita una piccola ribellione degli abitanti di Rigonze, un piccolo paesino al confine tra Slovenia e Croazia, proprio nei pressi della linea ferroviaria. Perché? Perché c'è la preoccupazione da parte dei residenti che i profughi possano, diciamo così, deturpare le colture, portare via frutta, verdura. Allora, questi sono i pullman che sono in partenza, come vi dicevamo, per Brezice. Tra l'altro ci sono stati momenti di tensione nelle scorse ore perché ci vogliono ore per l'identificazione da parte della polizia slovena, e alcuni in coda durante queste ore pare che abbiano approfittato per una fuga. Ecco perché l'elicottero che vedevamo poco fa, circa 500 persone, dati che ci sono stati forniti, sarebbero scappate attraverso i campi. Quando il pullman finalmente si muove, la prima destinazione è Brezice. Come vedete, i profughi che sono arrivati da poco, che vengono assistiti qui all'interno di questo centro in cui, da quello che si è saputo, dovrebbero essere ospitate circa 300 persone, ma i profughi che arrivano via via vengono scortati dalla polizia con i pullman sono veramente molto di più. Il rilancio del desolato centro di Mestre al centro delle proposte del consigliere comunale di opposizione Nicola Pellicani, che accusa di immobilismo l'amministrazione comunale. Io ho presentato un pacchetto di 4 interpellanze che mirano a riprendere la discussione sul futuro del centro di Mestre, che in questo momento attraversa un momento di grande impoverimento, di insicurezza, e bisogna cominciare a introdurre delle misure urgenti che io propongo per risolvere i problemi. Tra le proposte presentate dal consigliere di opposizione Nicola Pellicani, il trasloco del mercato settimanale di Mestre nell'area dell'ex Umberto I, degli sgravi fiscali ai negozianti per rilanciare il commercio, l'abolizione immediata della tariffa oraria a 2 euro nelle zone del centro, il ripristino della fascia gratuita dalle 13 alle 15 e una revisione delle ZTL e delle convenzioni con i centri commerciali per far sì che contribuiscano a pagare le tariffe dei parcheggi ad uso pubblico al posto degli utenti. Io sono pronto a collaborare su questi temi come su altri, però cominciamo a discuterne. L'attività in Consiglio Comunale in questa fase è drammaticamente ferma. La politica spettacolo fatta sui social non serve, osserva Pellicani. La città ha bisogno di un'amministrazione operativa. Una fase di rodaggio è comprensibile per un sindaco appena insediatosi, ma ora è il momento di mettersi al lavoro. È giusto far conoscere ai cittadini la situazione con trasparenza, come ha fatto Brugnaro, ma poi bisogna anche amministrare. Ha fatto bene a fare un'operazione verità, come l'ha chiamata. Adesso però passiamo alla fase 2, che è l'operazione lavoro per la città. Ecco, e quindi proposte concrete, governo della città. Il Consiglio Comunale è 2 mesi che non si riunisce, si riunirà il 24 settembre, ma con pochissime cose all'ordine del giorno. Ci sono 2 delibere nelle commissioni, 11 commissioni, 2 delibere. Io credo che di questo passo faremo poca strada. Partirà dalle grandi città metropolitane come Venezia il rilancio di tutto il paese. Ne è convinto il sindaco di Venezia, Brugnaro, che non perde l'ottimismo neppure di fronte ai numeri disastrosi del bilancio comunale. Nonostante il deficit preoccupante del comune di Venezia, che potrebbe portare al terzo sforamento del patto di stabilità, il sindaco Luigi Brugnaro cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Paradossalmente spiega, pur partendo da una situazione di crisi, nella città metropolitana diventiamo il soggetto che darà aiuto agli altri perché l'Europa crede in questi enti. Recentemente ho incontrato il ministro Alfano insieme agli altri 9 sindaci metropolitani. Tutti insieme rappresentavamo quasi 40 milioni di cittadini. La cosa interessante intanto è la sensazione del ruolo che ha una città metropolitana. Se non eravamo città metropolitana non saremmo stati lì. E abbiamo parlato di sicurezza urbana
e decoro, cose che spesso si allargano molto anche all'ordine pubblico, anche alla stessa rapina, al furto, e la gente, i cittadini vedono il sindaco come diretto interlocutore, perché le persone votano il sindaco. Dobbiamo chiarire bene, ci sarà un disegno di legge che noi abbiamo in qualche modo anche irrobustito, sponsorizziamo, spingiamo, perché si chiarisca bene il ruolo del sindaco metropolitano come depositario anche di questa parte della sicurezza urbana. È da questi sistemi urbani che si può trarre lo spunto per rilanciare il paese, conclude il sindaco. Anche il governo sembra esserne convinto. Se Venezia ce la farà ad uscire da questa difficile situazione, potrebbe diventare un esempio per tutta la nazione. Molto meno ottimisti i sindacalisti della CISL, che esprimono preoccupazione sui numeri del bilancio comunale. Noi vediamo abbastanza un immobilismo in questo momento, speriamo di riflessione, come sindacato siamo pronti al confronto, la situazione è gravissima. I mancati introiti per 20 milioni sugli oneri di urbanizzazione sono il frutto di una previsione assurda fatta dall'ex commissario Zappalorto, ricordano i sindacalisti, che invitano il sindaco di Venezia a non fare tutto da solo. Chiediamo di confrontarci con questa amministrazione, proponiamo anche, se è del caso, di mettere una tassazione sui croceristi, sul passaggio dei croceristi, di dare corso alle idee che erano venute fuori dalla società civile durante la fase di campagna elettorale. Io mi ricordo Pass for Venice o altre situazioni di questo genere, che permettono anche un controllo dei flussi e davano come previsioni di entrate attorno ai 500 milioni di euro. Le risorse per ripristinare la parte variabile dello stipendio dei dipendenti comunali si possono trovare, sostengono dalla CISL, ma è necessario ripensare completamente la macchina comunale. Riorganizzare il comune per dare maggiori servizi, sicuramente le partecipate e anche gli enti partecipati, in modo particolare le IPAB del Comune di Venezia, che sono due o tre, e riunirle in un unico ente. La cronaca: un 24enne del Gambia in Italia con un permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato colto in flagranza dalla polizia municipale mentre spacciava hashish al parco albanese di Mestre. Tenuto sotto controllo da diversi giorni, il giovane è stato sorpreso poco dopo aver recuperato la droga da un nascondiglio nella vegetazione. Ed ora altre notizie in breve dal territorio. Venezia. La questura ha notificato un foglio di via obbligatorio a quattro appartenenti all'area anarchica, due uomini e due donne non residenti nel comune. I quattro, con precedenti per danneggiamento, invasione di edifici, diffamazione e vilipendio, erano stati recentemente denunciati per manifestazioni non autorizzate davanti al carcere di Santa Maria Maggiore. Il foglio di via obbligatorio impone il divieto di fare ritorno sul territorio del comune di Venezia per i prossimi tre anni. Mestre, fermato dai carabinieri e da un addetto alla vigilanza mentre si dava alla fuga dopo aver rovistato tra gli scaffali dei garage condominiari nella zona residenziale della Torre Manzelli ed essersi appropriato di diversi oggetti. In manette è finito un 29enne di origini marocchine già colpito da provvedimenti di espulsione per una precedente condanna e dal divieto di soggiorno nel comune di Venezia. Mira. È rientrato a casa dopo una serata con gli amici proprio mentre un ladro stava tentando di forzare la tapparella dell'appartamento nel quale vive con i genitori e la sorella minore. Mentre tentava di bloccare il ladro, un ventenne di Mira è stato aggredito dal complice. La colluttazione si è conclusa con la fuga dei malviventi e un grosso spavento per tutta la famiglia, che era stata svegliata proprio dal tentativo del ladro di forzare la serranda. Marghera. Spesa sui generis per un giovane polacco che tentava di passare le casse del Panorama con una bottiglietta di acqua naturale e, malamente nascosti nei vestiti, una serie di generi alimentari ed un costoso superalcolico. I suoi movimenti sospetti erano però stati notati subito dall'addetta alla sicurezza, anche lei polacca, che ha immediatamente allertato i carabinieri. E torniamo ad occuparci di lavoro e nello specifico della crisi della Berti di Tessera. I dipendenti hanno manifestato a Venezia. Esasperati, senza stipendio, i dipendenti della Berti di Tessera hanno manifestato davanti alla sede della regione, che si trova ai piedi del ponte di Calatrava. Un breve corteo partito da Piazzale Roma per ribadire la denuncia di una situazione sempre più grave, seguito da un incontro per esporre le proprie proposte. Bisogna assolutamente fare un passaggio con chi di competenza fino al Ministero per riuscire a togliere tutti quelli che sono gli ostacoli burocratici che impediscono a questi lavoratori di prendere un euro da 4 mesi.
paesi, serve la produzione, bisogna salvare una produzione che ha commesse importanti come quelle della Berti, con lavoratori che sono decisi ad andare avanti su questo lavoro e sono disposti a tutto. Le idee non mancano ai dipendenti della Berti, azienda specializzata in serramenti, vogliono salvare la propria impresa. Sul tavolo diversi progetti per completare la produzione e magari anche aumentarla. Questa è una ditta che va salvata, che ha lavori ancora sospesi e che molto probabilmente si riesce a risanare. Nel frattempo i lavoratori della Berti devono continuare a fare i conti con una condizione difficile. Dura, 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 ma tanto dura, perché le bollette, i mutui, tutto quello continuano ad arrivare ogni mese, non è che si fermano come si è fermata la ditta Berti. In chiusura di Telegiornale vi ricordo come ogni sabato l'appuntamento con il cinema di Rete Veneta. Questa sera a partire dalle 21.10 vi proporremo il film Grazie per quel caldo dicembre, una pellicola drammatica diretta e interpretata dal premio Oscar Sidney Poitier nel 1972. Domani alle 9.05 il Santo Rosario, a seguire la parola del Signore. Alle 10 la Santa Messa dalla Chiesa di Maerne. Alle 13.10 Idea Formazione, alle 15 Linea Diretta Salute e alle 17.50 Agricoltura. Con questo per stasera da Venezia è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.